Ho accompagnato Marco in stazione, ci siamo beccati una tromba d'aria. La dovevo stendere, brava cara. Buonasera, dovrebbe essere ancora il 7 di agosto, ma guardate che ore sono. Sono le 7:20 di sera. Allora, forse così si vede qualcosa. E comunque fuori guardate che tempo che c'è. Cioè, volevo farvi notare. Boh. Queste sono le temperature. Cioè, questo è il tempo. Lì c'è sempre il mio avocado che boh. Chissà se sopravviverà, se ci sarà un'altra tromba d'aria. Ho accompagnato Marco in stazione, ci siamo beccati una tromba d'aria, degli scleri tra me e lui, cioè che lasciamo perdere. Non esistono le coppie perfette, se proprio ve lo chiedevate. Stasera appunto volevo cucinare, provare una ricetta filippina, se riesco. Fare il riso asiatico. Il riso asiatico è facile perché io ho il rice cooker a casa, quindi volevo farvi vedere come faccio. Invece l'adobo lo volevo fare con i bocconcini di vitello che ho qua congelati, che stavo cercando di scongelare. È il rice cooker in questione, ma penso che anche voi lo conosciate meglio di me. E niente, questo si attacca alla presa, cliccate cook, basta. Stesse parti di riso, stesse parti di acqua. Praticamente una volta messo qua il riso, di solito io lo lavo 6 volte, 5-6 volte per levare l'amido e poi appunto con sempre lo stesso bicchierino ci metto la stessa quantità di acqua. Ok, voi cliccate qua, cook, niente, e lui fa da solo pronto in vapore. Poi ho tagliato, come potete vedere, uno spicchio d'aglio, ma intero, ho schiacciato un pochettino. Adesso metto tutto qua, trasferisco, vado a mettere la salsa di soia. Ok, una volta messa la quantità, io sono andata un po' ad occhio perché essendo da sola, però poi vi lascerò la ricetta che, da cui ho preso appunto questa, come si fa questo tipo di adobo. Io schiaffo qua dentro. Un genio del male perché ovviamente mi sono totalmente dimenticata della lavatrice, che la dovevo stendere. Brava caro, come al solito. Ovviamente è ripreso a piovere. Ciao novembre proprio. Apro il pacco sperando di non morire perché adesso sta piovendo e ho spento tutto, ma cioè ho chiuso tutto momentaneamente, ma Questa qui è la spazzola in questione, One Step Hair Dryer and Styler, ok, Straightening and Drying Hot Hair Brush, ok. Poi vi lascerò il link sotto nell'info box. Io la voglio aprire perché voglio vedere com'è, poi dopo ve la faccio vedere e poi ve la faccio vedere anche in azione stasera, proprio first impression. L'ho tirata fuori, era dentro questa plastichina qua, scusate il caos, e è gigante, cioè è tipo grosso quanto il mio braccio. Però vabbè, cioè nel senso, vabbè, a parte questa che dovrebbe essere tipo una roba termica per far sì che non ci bruciamo, e niente. Io questo qui, se non mi sbaglio, infatti avevo già visto un bel po' di tutorial di Onorina. Qua c'è l'intensità e niente, quindi questa dovrebbe asciugarci i capelli e farci anche la piega. Ho messo praticamente un pochettino appunto a marinare questi pezzettini, tecnicamente di bocconcini di vitello, però potreste mettere il pollo, il maiale. Insomma, questo è il risultato col sughetto. Che ho proprio il tempo ancora di farmi i capelli con voi e quindi posso provare live sta benedetta spazzola. Intanto Onorina nelle storie faceva vedere che lei pettinava i capelli, quindi comunque sia io li devo pettinare perché fanno veramente schifo. Una specie di concentrato di bellezza, qua c'è scritto senza risciacquo per capelli colorati, quindi io
Mi metto una luce così, vediamo cosa viene fuori. Allora, ho cercato di pettinarle, adesso do un'ultima passata con la Tangle Teaser. Lo metto al massimo, la funziona comunque perché l'ho provata prima. Fa un rumore abbastanza bello potente, però non come il phon è peggio. Allora, ho fatto la prima ciocca, proviamo a farla più dalla radice. È leggerissimo, ma è comunque, aia, abbastanza ingombrante. Ok, non toccato, lo brucio. Allora, è vero, assolutamente, a parte che fa una piega lisciante, assurda. Cioè, non si incastra, assolutamente non si incastra. Quindi, vabbè, adesso... Comunque li devo asciugare un po' perché, cioè, dovreste tamponarli un po' di più, i miei si impregnano tanto di acqua, in più fa un caldo della Madonna. Però adesso provo a fare questa ciocca più grande così a definirla. La situazione è che qua davanti sono asciutti, sono un po' umidi dietro, quindi adesso farò qualche passata dietro, ma come prima impressione ragazzi sono liscissimi, mi sembra di aver fatto la piega dal parrucchiere, guardate. Poi in più, cioè sono proprio sotto, sono lisci lisci, vedete? Pazzesca sta cosa, pazzesca. E niente, comunque io adesso, dato che comunque li devo ancora asciugare dietro un pochettino, continuo a mettere l'intensità massima e cerco di fare un po' di ciocche dietro. Video, vabbè, qua un po' di capelli ci sono incastrati e che andranno poi magari tolti, contate che io li ho lunghi. E in più una cosa, cioè che fa, più che altro adesso fa caldo, per quello secondo me fa veramente venire, cioè fa sudare come... una cosa assurda, poi contate che fuori piove adesso, c'è ancora un'umidità più alta, perché nonostante tutto fa caldo, però secondo me quest'inverno sarà una manna dal cielo. Contate, guardate che volume che fa, cioè io li ho lunghi e pesanti, devo dire, scusate la pezza, ma però guardate la differenza. Penso che si possa notare alla grande. Se lo prendete su Amazon, prendetelo col guanto, perché in effetti a volte vi potreste bruciare con questo coso perché è abbastanza bollente. Qua no, cioè, a dire la verità un po' sì, però qua se andate, dovete andare dopo a togliere i parrucchi o aspettate... Oppure dovete fare veramente attenzione perché basta poco che vi fate, cioè non dico che vi bruciate, però è abbastanza caldo. Volevo farvi vedere l'effetto finale, guardate come sono lisci. Sono tra l'altro super morbidi, cioè di solito io non li ho mai così. E in più sono pure voluminosi, adesso io sono un po' sudata, quindi dietro continuano a bagnarsi, però tecnicamente dovrebbero già essere asciutti da un bel pezzo. In totale ci ho messo tipo neanche 20 minuti, credetemi, ad asciugarli, di solito ci impiego una vita, oppure non li asciugo, oppure va a finire che tipo li asciugo poco e poi ci faccio la treccia. Però così mi piacciono da matti, poi comunque ho la base liscia per poter fare le trecce e poi la mattina averli mossi, mi piace tantissimo.
Ecco qua il piatto, sì lo so, fa un po' schifo presentato così, però fidatevi, è molto buona, molto saporito. Ciao ragazzuole, e niente, io mangio perché sennò veramente si fa troppo tardi e non che debba fare qualcosa in particolare, però ci vediamo sicuramente in un prossimo video. Cheers!